Benvenuti al quarto episodio di Storiotipi, storie oltre la superficie. Na 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 na, liberi, 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 na 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 na, liberi no, liberi, credimi. Ci sono stereotipi così radicati in noi che nemmeno ce ne rendiamo conto. Ad esempio per quanto riguarda l'inizio della Prima Grande Guerra. La goccia che fece traboccare il vaso per la Prima Guerra Mondiale fu l'assassinio dell'arciduca Ferdinando da parte di un anarchico serbo nel 1914. E su questo siamo tutti d'accordo. Ma questo evento in ogni libro viene riportato come un piano perfetto, organizzato in gran segreto, magari con una meticolosa matrice internazionale, usando gente addestrata, pagata da chi? Ma certamente dai poteri forti. Da forti poteri derivano forti responsabilità. Leggere attentamente le avvertenze. E certo, no? È stato il motivo che ha dato il via a una guerra tremenda e senza precedenti e per forza così, eh? L'ho studiato a scuola, perché io studiavo a scuola. E se invece tutto fosse stato organizzato talmente male, talmente a caso da aver funzionato solo per una botta di fortuna che nemmeno fosse la vittoria della Lotteria Italia? Parliamo di questa storia, oltre ogni pregiudizio. Nel tempo di una corposa e ottima birra scura, facciamo un salto nel tempo, naturalmente... A cazzo di cane! A poco prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Tutto ha inizio nel 1908. L'impero austro-ungarico ha annesso la Serbia ai propri territori. Ciò ha scatenato le reazioni dei serbi, che ovviamente covavano un desiderio di rivalsa. Per far questo si guardava con sempre più interesse al movimento panslavo, che mirava l'unione di tutti i popoli slavi. Nel frattempo, in Serbia? Gli equilibri dei Balcani spessissimo cambiavano in seguito ad atti violenti come omicidi o attentati. Insomma... Ci si diverte a bestia. Tra chi pensava che soltanto un atto di forza avrebbe liberato la Serbia dal giogo austro-ungarico, c'era una società segreta chiamata... La Mano Nera! Nel frattempo, in Austria? L'imperatore Francesco Giuseppe, a seguito della morte di suo figlio, si trovava come erede la pochissimo apprezzata figura dell'arciduca Francesco Ferdinando. Egli era opposto alle idee dell'imperatore perché sosteneva una visione trialista dell'impero, cioè una trasformazione del dualismo austro-ungarico in un trialismo di Austria, Ungheria e paesi slavi, i quali avrebbero avuto una maggiore autonomia, come quella degli ungheresi, seppure sempre subordinati agli austriaci. Per questa sua indulgenza nei confronti delle aspirazioni slave e per aver scelto una sposa al di fuori della cerchia delle dinastie reali e dell'aristocrazia, l'arciduca era diventato una spina nel fianco dell'imperatore, che vedeva in lui una minaccia di integrità al trono. Poté accedere alla linea di successione solo giurando che la moglie e i propri figli sarebbero stati esclusi da ogni pretesa di eredità. In realtà l'arciduca non era molto amato in generale dai suoi contemporanei, ma in particolare l'imperatore non era convinto affatto. Di questo giuramento si fidava pochissimo. Questo qua mi convince proprio poco. Anche a me. Facciamoci l'inganno della cadrega. Questo è il contesto in cui Francesco Ferdinando decide di andare a Sarajevo per presenziare una parata militare il 28 giugno del 1914. Ma tale giorno corrispondeva alla festa di San Vito, una festa da sempre occasione di manifestazioni patriottiche serbe. Questo, unito alla sbagliata convinzione che la parata militare fosse una simulazione di attacco alla Serbia, fu abbastanza per dare il via all'idea di uccidere l'erede al trono austriaco. Proprio così, la Mano Nera, per dare più indipendenza alla Serbia, iniziò a progettare di uccidere l'unico uomo che voleva dare più indipendenza alla Serbia. Genio! Fornirono quindi ad una quindicina di uomini bombe e pistole per l'attentato ed una pillola di cianuro per uccidersi prima della cattura. Ma la congiura fu talmente male organizzata che ormai era diventata la notizia più diffusa nei peggiori bar dei Balcani. E scoperto ciò, la Mano Nera si riunì per annullare la missione. Ma erano così disastrati che nel caos di ordini e controordini solo alcuni degli attentatori recepirono l'annullamento. Gli altri continuarono a preparare l'attentato. Addirittura alle autorità austriache arrivò notizia di una possibile minaccia alla vita di Francesco Ferdinando e il tutto venne riferito all'erede al trono in persona, in modo ufficiale. Ma non staremo a fare una cazzata? Se andiamo a passare un guaio grosso, ma come famo? Ma che famo? Ma lui non volle sentire ragioni. Nonostante la certezza di una minaccia, decise di visitare comunque una delle zone più turbolente dell'impero, dicendo pare... Vabbè, speriamo che non succeda niente. Turisti, vai da te! Ai ai ai!
E così il 28 giugno del 1914, contro ogni pronostico, gli attentatori si dispongono lungo il tragitto della parata, in attesa del passaggio dell'arciduca. Le successive testimonianze degli attentatori ci permettono di fare una ricostruzione meticolosa e storicamente accurata di come andò quella giornata. Benvenuti, signori, all'attentato dell'arciduca Francesco Ferdinando! Gli spalti sono gremiti e l'entusiasmo è alle stelle, mentre tutti gli attentatori si mettono in posizione. Ecco, abbiamo il primo campione che vede passare l'arciduca, ma attenzione! Va a spallucce facendo notare che è troppo stretto dalla folla e non si è accorto che l'auto dell'arciduca purtroppo era già passata. La missione ora passa al secondo attentatore, sembra pronto, estrae la bomba, ma no! Vicino a lui c'è un poliziotto, sicuramente se ci avesse provato la difesa a tenaglia delle forze dell'ordine lo avrebbe stoppato. Ma ecco, vediamo subito la missione rasoterra passare al terzo coraggioso. Sembra pronto ad estrarre la bomba. Gocce di sudore imperlano il suo viso, ma sembra titubare di fronte alla presenza della moglie dell'arciduca e decide quindi di rinunciare a un attentato praticamente già riuscito per timore di ferire la gentil donzella. Senza indugio le immagini passano al quarto attentatore che... Un secondo, non riusciamo a trovarlo, oh no! In preda alla paura sta scappando direttamente verso casa tra gli inesorabili fischi del pubblico. Ma vediamo ora scendere in campo Cabrinovic, il quinto assassino. L'uomo, dimostrando pochissima tecnica, chiede ad un poliziotto di indicargli l'auto giusta da colpire e con un colpo di reni riesce a lanciare la bomba, ma l'ordigno colpisce la capote dell'auto e lo vediamo rotolare sotto al mezzo che segue quello dell'arciduca ed è boom, ma si fanno soltanto pochi feriti tra la folla e gli occupanti dell'auto. Arciduca 1, ma non era 0. Ma vediamo ora l'attentatore cercare di non farsi catturare vivo dalle forze dell'ordine. Ingoia una capsula di cianuro e si butta nel fiume. Purtroppo la capsula di cianuro risulta troppo vecchia e lo fa soltanto vomitare, mentre l'acqua si rivela decisamente troppo bassa, rendendo facile la cattura alle forze dell'ordine. Mentre il nostro coraggioso si vomitava addosso. Lo scoppio porta ad un'invasione totale delle strade da parte della folla e per il momento nessun altro attentatore riesce ad avvicinarsi al soggetto da assassinare. Nell'attesa della ripresa dei giochi, linea alla regia. A questo punto sembrerebbe finita qui, no? L'arciduca si recò prima in municipio, dove esasperato inveì contro il sindaco. Ma veniamo qui e la gente ci tira addosso le bombe? Poi decise di andare all'ospedale a far visita agli altri feriti ed infine, quando tutti pensavano che ormai sarebbe tornato al sicuro a casa, decise di continuare la parata. Che cosa mai potrebbe andare storto? L'auto ripercorre quindi a ritroso la strada fatta in precedenza e ben presto si trova bloccata dalla folla. Ormai sembra che la partita sia chiusa, abbiamo solo uno dei nostri attentatori ancora in campo, Gavrilo Princip, che però deluso sta tornando verso la taverna per bere e dimenticare. Quando ecco che all'improvviso si accorge di trovarsi davanti all'automobile dell'arciduca e parate ai contropiede. Vediamo Princip goffamente cercare di estrarre la bomba, ma non riesce perché è troppo stretto tra le morse della folla. Sembra ormai tutto finito, quando Princip si avvicina all'obiettivo, in zona Cesarini estrae la pistola e spara due colpi che colpiscono l'arciduca e sua moglie. Contro ogni previsione, contro ogni probabilità, l'attentato è finalmente stato compiuto, nonostante l'evidente inferiorità tecnica della squadra messa in campo. La folla si riversa ora sul giovine che tenta anche lui il suicidio con la capsula di cianuro, finendo anche lui a vomitarsi addosso. Le autorità riescono quindi ad arrestarlo e con questo finale a sorpresa la linea può tornare alla regia. Purtroppo l'attentato andò a buon fine e le due vittime morirono entrambe pochi minuti dopo. Anche l'appena ventenne Gavrilo Princip venne processato e condannato. Durante il processo i due attentatori arrestati fornirono versioni contrastanti riguardo alla loro complicità. Avendo preparato solo l'idea di una missione suicida, il fatto di sopravvivere li colse decisamente di sorpresa e rivelarono anche i nomi degli altri congiurati. Erano talmente disorganizzati che non riuscirono nemmeno a fare l'unica cosa richiesta: non far trapelare il coinvolgimento del governo serbo. Nel frattempo i ministeri di tutto il mondo vennero immediatamente informati dell'accaduto. E adesso no che scoppia la guerra, no? Beh no, perché le reazioni furono molto diverse da ciò che ci si aspetterebbe.
Nella terra natia di Francesco Ferdinando la notizia fu accolta con relativa calma. A Vienna, durante la prima riunione di gabinetto dopo l'accaduto, c'era sì rabbia e stupore, ma anche un certo sollievo. Il primo commento agli eventi dell'imperatore pare sia stato: un potere superiore ha ristabilito l'ordine che io non sono riuscito a preservare. Un diplomatico ungherese pare definì l'attentato una grazia della provvidenza. In Gran Bretagna l'assassinio fu definito come un oltraggio, ma apparve lampante che in linea di massima la gente considerasse provvidenziale l'eliminazione dell'arciduca. Il presidente francese apprese dell'assassinio mentre assisteva alle corse dei cavalli, ma la notizia non gli impedì di godersi il Grand Prix. Invece in Germania il Kaiser Guglielmo II ci rimase male, perché aveva investito molto tempo nelle trattative con Francesco Ferdinando, ma anche lui presto si mise l'anima in pace. Si potrebbe pensare ad un gran funerale, ma anche quello fu molto scarno e durò appena 15 minuti. E subito dopo, come nulla fosse successo, Francesco Giuseppe tornò alle sue cure termali. Andiamo bene, proprio bene. Alla fine di questa storia, molto diversa da come la si immagina sempre, ci sono anche due lampanti assurdità. La prima è che il governo asburgico non abbia esitato un secondo nello sfruttare l'assassinio come giustificazione per invadere la Serbia, trasformando un omicidio caotico fatto da uno che si è trovato solo per caso al posto giusto nel momento giusto in un'elaborata congiura internazionale. Un evento accolto addirittura con sollievo diventa il casus belli che ha dato formalmente inizio alla Prima Guerra Mondiale. La seconda è un vero e proprio paradosso. Infatti Princip, paladino di una maggiore autonomia serba, aveva ucciso l'unico uomo che si fosse in qualche modo impegnato per garantirla. E anche questa storia è finita. E purtroppo è finita anche la birra. Grazie per avermi seguito. Se vi imbattete in qualche stereotipo, se avete qualche domanda su questo o altri stereotipi che ho già trattato, scrivetemi pure senza problemi. Mi trovate su Instagram Leonardo Pandobedini e su Facebook Leonardo Pandobedini. Questo podcast lo troverete su Spotify, Spreaker, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, eccetera eccetera eccetera. Quindi se vi è piaciuto diffondetelo, spammatelo, cliccate follow, condividi, abbonati, tutto quello che si possa fare, stalkerateci la gente e loro vi ringrazieranno. No, non è vero, però io sì, vi ringrazierò. Alla prossima!